Metà novembre cambia il menù all'ora d'aria. Cosa c'è di nuovo oggi in carta? Beh, finalmente è arrivato l'autunno e non solo come data sul calendario, ma come clima. Di nuovo c'è la zuppa di castagne, quest'anno in ritardo ce ne sono poche, quindi speriamo che duri per tutto il tempo. Fatta con il vin santo, il cavolo crudo e l'olio nuovo, quindi un piatto che durerà ancora un mese e mezzo. Che ha un forte contrasto proprio tra la crema e la crudezza del cavolo. È interessante, no? Sia per consistenza, sia per sapori, perché uno è molto tannico, molto divertente, l'altro è molto dolce, molto leggermente inacidito dal vin santo, quindi insieme fanno un equilibrio straordinario. L'amaro dell'olio nuovo completa l'equilibrio. L'altro piatto che abbiamo fatto sono queste frittelle di alici. Cosa c'è di nuovo? Nell'impasto lievitato, tipo coccoli li chiamiamo qua, ci mettiamo già la colatura di alici, quindi questo sapore di alice viene fuori alla grande. Le cuociamo a vapore, quindi diamo leggerezza, e le friggiamo soltanto alla fine per dare la croccantezza esterna. Quindi sono più leggere, assorbono meno olio, quindi appagano come fritto in toto, ma sono più leggere, più pulite, perché in effetti la cottura è vapore. Le serviamo con un classico del sud, che è il carpione di cipolle, quindi un agrodolce che va ad pulire, a equilibrare questa grassezza. La calascia, la crema di ceci. Questo è un piatto classico che ritorna ogni anno in autunno. Prendiamo il cecino rugoso della Maremma, che è straordinario già da solo, ne facciamo una crema con il cardamomo che rinfresca, e poi cuociamo il baccalà alto, quello spagnolo, in burro, capperi e alici. Lo chiamiamo burro nero, quello che si usava per mettere sopra il cervello fritto. Lo cuociamo lì dentro e viene fuori questo caramellato molto intenso, molto saporito, che va a contrastare con la crema di ceci, che è tendenzialmente dolce e fresca. Ultimo, questo soufflé particolare di Michele al cioccolato, dove non mettiamo farina, quindi ha una consistenza quasi asciutta, ma poi si scioglie in bocca, è da provare questa cosa. Con questa composta di agrumi, quindi gli agrumi proprio tagliati a pezzi, tenuti nell'acqua per togliere gli oli essenziali amari, e poi canditi piano piano con acqua e zucchero soltanto.